Amici, buongiorno, buon giovedì, giovedì 30, ragazzi, manca un giorno, avete preparato tutto, mi raccomando, dovete festeggiare, dobbiamo salutare con gioia il 2021 e naturalmente attendere un 2022 che sia una ripartenza vera, una ripartenza vera per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, specialmente che anche nel 2021 hanno sofferto, ma soprattutto per la serenità di tutti noi e tutti voi. Allora, in queste due giornate di oggi e domani abbiamo pensato, io e Renato, di farvi rivivere alcuni momenti dedicati ai nostri ragazzi che hanno abbandonato la casa di degni di nota, che non è quella del Grande Fratello, che andrà avanti. Avete visto, il Grande Fratello prolunga, va a finire che prolunghiamo anche noi degni di nota, Allora oggi vogliamo omaggiare Giulia Casbel, la nostra bravissima concorrente di questa quinta edizione. Ci andiamo ad ascoltare una canzone che ci ha regalato nel suo percorso di degni di nota. A tra poco. Ragazzi, è ufficiale, amici, si parte, perché la nostra vacanza è in partenza dal 5 al 12 giugno 2022. Fantastica Puglia, Marina di Pulsano. Nicolaus Club, Hotel 4 Stelle, Il Gabbiano a 770 euro tutto compreso. Amici, avete capito? L'Orchestra Bergamini, Nerea Danze, una settimana da sogno in un villaggio fantastico. Mi raccomando, qui vedete i numeri della nostra agenzia Kia Ora, chiamate per qualsiasi informazione e soprattutto per prenotarvi, perché vogliamo passare insieme a voi una settimana da sogno. Poi ragazzi, abbiamo Andrea, Nicole, che tutte le mattine vi faranno scuola di ballo, vi insegneranno i passi segreti della nostra tradizione dei balli di gruppo. Mi raccomando, allora avete capito che dal 5 al 12 giugno 2022, brava, fantastica Puglia a Marina di Pulsano. Complimenti al Nicolaus Club con l'hotel Il Gabbiano 4 stelle, 770 euro tutto compreso per voi. Fantastico. E allora ragazzi, vi aspettiamo! C'è il sole attorno a me. Quando ti ho visto arrivare, bello così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Ma non va.
questa era la nostra Giulia Casper, Giulia Casadei naturalmente, Casper è il nome d'arte. Saluto tutta la famiglia, ma adesso invece vogliamo omaggiare il nostro Paolo Pastore, il nostro Lombardo, provincia di Mantova, ha fatto tanti sacrifici per venire degni di nota, noi ancora oggi lo ringraziamo, ci andiamo ad ascoltare una canzone, una delle canzoni che ci ha regalato in questa quinta edizione. Lui è Paolo Pastore. Vai Renato. Sento più la tua voce al mattino che gridavo e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e sempre un piatto in più per te, sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari, quando dicevi a me ti senti solo perché non sei come appari. Perché tu non hai orari. Anche per questo giovedì 30 siamo arrivati alla fine delle nostre pillole. Oggi e domani saranno queste due giornate dedicate ai ragazzi che hanno concluso la loro esperienza in questa quinta edizione di Degni di Nota. Come sempre grazie a Videoproduzioni Maltone, Teleromagna, Orogel, Da Luca, Novella, tutta la band. Una buona giornata e poi ci vediamo domani, anche perché anche noi qui vogliamo salutare questo 2021. A domani. Le edizioni musicali Novalis vi augurano una buona giornata. www.novalis.it
questa mia malinconia è dovuta al fatto che noi da tempo non parliamo più, ci nascondiamo dietro la realtà. Il motivo è che fra noi, sai meglio di me, ormai tutto insopportabile, sei sparita, io non so più dove sei. L'inverno se ne va e l'estate arriverà, con gli amici in compagnia si parlerà di te, di me, io dirò tu sei andata via, ma non è la verità. Ma l'inverno se ne va e ti ha già portata via. Io che sento nostalgia ripenserò a te, a me, quando c'era l'allegria, quando eri ancora mia e non c'era falsità. Se poi penso che fra noi c'era più complicità e vorrei tornare indietro, ma mi rendo conto